Ricetta degli inoculi sporali. La stagione è finita, è stata generosa ed è ora di ridare alla natura un po' di quello che ci ha regalato. Andiamo. E niente, Sergio Mustica, il nostro micologo di fiducia, mi ha mandato a comprare il fruttosio. Volete vedere come si usa? Accompagnatemi. Eccolo qua. Mezzo chilo. Igor, freezer magico dei tartufici. Acqua di pozzo, o di fonte, o di fosso. Ciao a tutti, bentornati sul canale della Trafola Academy. Siamo ai primi di settembre, il 31 di agosto. Ha chiuso la stagione di estivo, che è stata generosa per fortuna quest'anno, e quindi è ora di iniziare a pensare a ridare un po' alla natura quello che ci ha dato durante tutta questa stagione. Quindi, in buona sostanza, ho conservato un po' di tutti gli scarti, i tartufi piccoli o comunque non adatti alla consumazione, li ho messi da parte, li ho messi in freezer, li ho accumulati per poi, arrivati appunto in questo periodo, per poter fare appunto per preparare gli inoculi e riportare in natura un po' di quello che abbiamo raccolto, per far sì che la natura continui a dare e anche l'anno prossimo possa essere un'ottima stagione. Tutto quello che ho raccolto l'ho raccolto su tartufaglie naturali, quindi sicuramente sono tartufaglie che io frequento, ma sono anche cose che sostanzialmente, se ci dovesse dare qualcun altro, non mi offendo e metto a disposizione un po' di chi frequenta queste tartufaglie, nella speranza che dove non arrivi io ci sia qualcun altro che magari fa lo stesso e possa essere una collaborazione virtuosa, seppur a distanza, tra tartufai nell'aiutare la natura a restare produttiva. Quindi è un po' di giorni che stresso Sergio Mustica, il nostro micologo di fiducia, per farmi dare la ricetta, le dosi, cosa andare a prendere, cosa non andare a prendere, e finalmente ci siamo. Ho preso tutto, forse ho sbagliato qualche dose, mi ha già un po' bacchettato quando gli ho fatto vedere i miei acquisti, ma si può fare. E quindi oggi andremo a vedere come quello che ci serve per fare gli inoculi sporali nella seconda parte del video, poi andiamo a vedere proprio come andremo a farli sulle tartufaglie. Questa è una pratica, se facessimo tutti nel nostro piccolo o nel nostro grande, aiuterebbe in generale il mondo del tartufo e anche noi stessi per l'anno prossimo, perché ovviamente andiamo su tartufaglie che conosciamo e su cui abbiamo raccolto. Oggi con voi userò 2 kg di tartufo estivo che ho messo via nel corso della stagione, e con questi potremo fare un po' di inoculi. I tartufi arrivano da diverse tartufaie e appunto, parlando con Sergio Mustica, il nostro micologo, mi diceva appunto che andare a portare anche patrimonio genetico del tartufo su altre tartufaie, quindi portare da una tartufaia all'altra i tartufi facendo gli inoculi, va anche a migliorare la specie, quindi potremmo avere poi dei tartufi anche più resistenti e produttivi. Allora, partiamo adesso con la ricetta e poi andiamo nel bosco a fare gli inoculi veri e propri, le lavorazioni che serviranno da fare. Cercherò di seguire un po' le indicazioni che mi ha dato Sergio. Dopo questo video faremo anche una diretta, sempre con Sergio, in cui lo guarderemo insieme e Sergio un po' mi bacchetterà magari dove ho sbagliato, ma soprattutto poi potrà rispondere alle vostre domande in live. Quindi, dopo aver visto questo video, il consiglio che vi do è di iscrivervi al canale, attivare la campanella così da ricevere la notifica di quando andremo in diretta io e Sergio Mustica, proprio per andare a rispondere alle vostre domande. Intanto, con questo video iniziate a farvi un'idea. Ma basta chiacchierare, vi faccio vedere quello che serve per andare a preparare questi inoculi. Pronti? Ecco qua, ci servirà un contenitore pulito, questo è di buone dimensioni, un paio di chili di tartufo, poi fate voi le proporzioni con la ricetta. Questi tartufi, appunto, come vi dicevo prima, li ho raccolti nel corso della stagione e quindi erano congelati e sono stati decongelati, li ho tirati fuori un po' prima perché poi dovremo fare delle lavorazioni. Col tartufo congelato avrei fatto un po' di fatica, ma vi porto a vedere, appunto, arrivano
dal piccolo freezer magico dei tartufi, ce ne ho ancora un po' li tengo per addestrare i cani, un po' per magari fare altri inoculi successivamente. Allora, scatola, tartufi, un paio di chili, un mini pimer, eccolo qua, acqua di pozzo o di fonte o di fosso o piovana, comunque l'importante è che non sia acqua di rubinetto cittadina perché in essa trovereste del cloro e potrebbe andare un po' a fare dei disastri sul tartufo. Quindi acqua di fonte, di fosso, di pozzo. Importante, non acqua clorata. Ecco qua, abbiamo, come vi ho fatto vedere prima, 1 chilo di fruttosio. La ricetta per il tartufo estivo che mi ha dato Sergio è appunto per 2 chili di tartufi, 1 chilo di fruttosio. Lo trovate tranquillamente al supermercato, come vi ho fatto vedere. Ultimo elemento che ci serve è questo, si chiama vermiculite. Di ripasso, vermiculite, tartufo, acqua di pozzo e fruttosio. Possiamo iniziare. Non ho un cameraman, quindi magari le riprese verranno un po' ballerine, ma l'importante, come sempre, qua sulla Trafola Academy sono i contenuti. Prima o poi miglioriamo anche con la forma. Dai, aiutatemi allora. Ed eccomi qui come un novello apprendista stregone con tutti gli ingredienti e iniziamo a lavorare. Andiamo a inserire 2 chili di tartufo ormai quasi decongelato, 1 chilo di fruttosio, ecco fatto. Aggiungiamo un altro chilo, mezzo chilo, scusate, di fruttosio e acqua di pozzo QB. Diciamo che questo composto qua, una volta tritato col mini pimer, dovrà restare abbastanza liquido, perché poi appunto la vermiculite, dopo averlo fatto riposare un po' e aver aggiunto appunto la vermiculite, dovrà andare ad assorbire l'acqua in eccesso e tutto ciò che resterà in sospensione. Quindi prendiamo il mini pimer e iniziamo. Ed eccoci qua, iniziamo col frullamento. Ok, vedete questa spia rossa che si è accesa, sento un po' di calore qua nel manico e diciamo che di mini pimer ne ho fulminati tanti nella mia carriera. Spero che quella spia rossa mi stia dicendo, perché questo mini pimer era anche particolarmente importante, mi stia dicendo che si è surriscaldato di aspettare e non che l'abbia fulminato. Però vabbè, aspettiamo un attimo e vediamo se quella spia si spegnerà. Dai. Il bello della diretta, non siamo in diretta, ma comunque neanche tanto bello. Vabbè, vediamo. Ok, la spia ha iniziato a lampeggiare, non so se sia un bene o sia un male, ma adesso ha ricominciato a funzionare, quindi proseguiamo col tritamento. Il tutto si sta addensando un po', quindi aggiungerei ancora un po' di acqua, sempre di pozzo, senza cloro, e andiamo avanti a tritare, così diamo anche una mano al mini pimer che fa meno fatica, ma poi comunque è importante che ci sia l'acqua perché la vermiculite la deve poi assorbire. Andiamo. Ecco qua, un'altra bella bagnata. E ricominciamo a tritare. Via. Allora,
Allora, dopo numerose frullature, numerose pause, arriviamo ad avere un composto così, abbastanza liquido e liscio. Ora, non mi ricordo se Sergio mi ha detto di farlo riposare un paio d'ore prima di aggiungere la vermiculite o no. Nel dubbio lo faccio riposare un paio d'ore, poi in diretta vi vengo a dire se bisogna aspettare o no. Spero che la consistenza sia giusta, però credo di sì. La vermiculite poi dovrebbe assorbire l'acqua. Quindi adesso lo lasciamo riposare e poi andiamo ad aggiungere la vermiculite. Ed eccomi qua, sono passate 2 ore e andiamo ad aggiungere la vermiculite all'interno del nostro contenitore. Andiamo. Qui c'è la vermiculite e andiamo ad aggiungerla. Probabilmente è poca, mi diceva Sergio. Vediamo se bisognerà fare un'aggiunta, ma per il momento iniziamo così. Poi sottoporrò tutto l'operato al boss e vediamo cosa mi dice. E adesso cambiamo l'inquadratura, inizio a mescolare la vermiculite, poi a questo punto sì, la lasceremo sicuramente riposare, vediamo se viene venuto un po' troppo secco, aggiungeremo un po' d'acqua e per farla appunto assorbire la vermiculite. Dai, andiamo. Ecco qui il composto con la vermiculite rovesciata e iniziamo a girare. Se vedo che secca troppo, come penso che stia facendo, perché ha già assorbito tanta acqua, aggiungerò ancora un po' di acqua di pozzo, acqua senza cloro. Sì, sta venendo fuori un bel pastone, aggiungerei ancora un po' d'acqua io. Allora aspettatemi che vado, andiamo a prendere un po' d'acqua ancora. Deve assorbire, da quanto ho capito, acqua, e poi c'è tutta la questione delle spore in sospensione che Sergio ci spiegherà ancora un po' meglio. Vabbè, io giro intanto, eh. Poi servirà un camion, perché questa cosa qua inizia a pesare parecchio. Pensavo di andare nel bosco con un secchiello, ma inizia a diventare una cosa un po' impegnativa. Ancora un po' d'acqua, che la vermiculite beve tanto, sapevatelo. Quindi poi bisognerà lasciare il composto un po' liquido e riposarlo, dovrebbe ancora di più diventare stagno. Mi sa che ne serve ancora di acqua. Ed eccoci qui. Allora, la consistenza secondo me va bene questa, perché poi la vermiculite si berrà l'acqua notte tempo. Domani andiamo a vedere un po' cosa è successo. Opla. Ed eccomi qui. Pensavo che le cose sarebbero andate un pochino più per le strette, invece mi sono dilungato un po', perché le cose da fare alla fine erano tante, e in più c'è stato quel piccolo problemino col mini pimer. Quindi sappiate che se volete farlo, vi dotate di un mini pimer di quelli molto forti, magari ne fate anche quantità minori, non lo so, però deve riposare ogni tanto perché scalda molto. Soprattutto io ho fatto scongelare il tartufo, ma non era completamente scongelato, quindi c'erano dei pezzi un po' duri e ogni tanto il motore andava in sofferenza, e quello è un mini pimer comunque bello, bello tosto. Quindi se volete fare una cosa del genere, o prendete un mini pimer da battaglia e poi lo archiviate, oppure prendete qualcosa in un po' serio e fate come ho fatto io, cioè con calma, lasciandogli il tempo di raffreddare senza sforzare il motore, lo fate. Quindi abbiamo messo 2 kg di tartufo, 1 kg di fruttosio, acqua QB per arrivare più o meno alla consistenza che avete visto, vermiculite, vi ricordo l'acqua senza cloro, di pozzo, di fosso, piovana, l'importante è che non sia quella del rubinetto cittadino, mischiate tutto, fate riposare. Ora, come vi dicevo, di girato tanto,
L'ora è tarda, quindi io direi che vi faccio vedere domattina, perché ormai è mezzanotte, il risultato dell'impasto. E per il video della messa a dimora dell'inoculo ne faccio un altro, quindi tra pochi giorni uscirà un video in cui io probabilmente ci andrò domani. Però per non fare un contenuto troppo lungo, lo spezzo in due. Quindi adesso avete visto questo video, tra qualche giorno uscirà la copia. Se invece voi del futuro, che avrete la fortuna di vederli già tutti e due usciti, cercate la parte 2 di questo video. Come sempre vi dico, e soprattutto in questo caso, se vi iscrivete al canale riceverete anche la notifica di quando uscirà il prossimo video. Poi probabilmente, anzi, ne sono quasi certo, farò un montaggio dei due video, magari un pochino più veloce, in cui faccio vedere solo i procedimenti e ce lo guardiamo insieme in diretta con Sergio Mustica, così se c'è da correggere qualcosina lo potremo correggere e soprattutto ci sarà spazio per le vostre domande. Quindi, che dire, se il video ti è piaciuto lascia un like, se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale cliccando sul bottone iscriviti e attivando le notifiche e ci vediamo tra poco per la parte 2 del video. Intanto vi ringrazio per essere stati qui con la Truffle Academy. A presto! Ah, ecco, questo sono l'io del futuro. Mi ero dimenticato di farvi vedere alla fine il risultato. Eccolo qui. Ed eccoci qui, vi faccio vedere la consistenza finale. Ecco qui l'arnese, l'ho messo in frigorifero. Domani andiamo a fare gli inoculi. Sotto abbiamo dei fiori meravigliosi. Eccolo.